buongiorno, benvenuti e benvenuta a Paola. Quest'oggi finalmente, dopo mesi che la sto rincorrendo, riesco a averla qui con me a fare una bella chiacchierata. Ciao Paola. Ciao, ciao Alice, grazie. Grazie per l'invito e finalmente anch'io sono felice di essere qua. Allora, visto che si avvicina il periodo natalizio, io ti ho voluta qui con me per parlare di un tema specifico, cioè pensare ai regali di Natale ma visti dal lato più green possibile, visto il periodo che stiamo passando, insomma, con il surriscaldamento globale, un sacco di rifiuti. Perché non dare importanza, soprattutto quando si arriva ai periodi di Natale dove si fanno magari tanti pensierini e non si sa mai cosa fare, cercare di farlo in modo ecologico. E perché ho chiamato proprio te? Perché tu, con il tuo lavoro, possiamo vedere la tua spillettina che hai proprio qui fatta ad arte, ricicli. Che cosa ricicli? Allora, io riciclo delle cerniere, o meglio, riciclo lo scarto delle fabbriche di cerniere, e quindi direi che l'ottica green in questo caso è proprio azzeccata. Ritornando alla tua domanda, il regalo green magari può essere anche una parola che viene abusata negli ultimi tempi, però è proprio il caso di, secondo me, di soffermarsi e di attivare il nostro senso di responsabilità. Durante il periodo di Natale diventiamo tutti dei super consumatori, di più rispetto al resto dell'anno, e quindi direi che è proprio il caso di soffermarsi un attimo, pensare a che tipo di regalo possiamo fare, perché la conseguenza di tutti i regali che noi facciamo o che riceviamo sono scarti: lo scarto della carta, lo scarto del pacchetto, del fiocchetto, del biglietto, anche se vuoi, ma può essere anche diventare uno scarto in breve tempo, anche un regalo scelto male. Quindi cominciamo. Direi che il senso di responsabilità che dicevo prima è già attivo in tante persone, però magari utilizziamolo di più cercando di vedere, di informarci sul tipo di regalo che andiamo a scegliere, leggendo le etichette, facendo più domande anche al commerciante o andando a vedere anche all'interno dei siti dei brand che abbiamo intenzione di acquistare. E sappiamo tutti come fare e quindi abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare, e quindi questo è un invito, direi. Esatto, soprattutto a sposare anche, visto che abbiamo la possibilità di scegliere, sposare anche quello che è l'artigianato e magari, perché no, l'artigianato locale, prima di tutto per le persone del nostro territorio che verrebbero così valorizzate, ma poi l'artigianato comunque permette di acquistare quel prodotto di qualità, sai da dove stai andando ad acquistare e quindi non si rischia di incappare in quelle cose, come dicevi prima, dei magari brand, le mega case che non hanno magari l'acquisto, certo, coscienzioso. Difatti l'importanza del prodotto artigianale è proprio quella, riuscire ad avere la tracciabilità di tutto il prodotto. Nel mio caso sono l'unica referente delle cernierine, per cui io vado a reperire il materiale, lo lavoro, lo trasformo appunto nel prodotto finito, realizzo il packaging e tutto quello che c'è intorno per, diciamo, per pubblicizzarlo e farlo conoscere al cliente finale, per cui io so raccontare proprio la storia del prodotto dall'inizio alla fine e quindi posso dare una maggior sicurezza al cliente finale. Andando a te adesso, visto che hai parlato di storia del prodotto, parliamo anche della tua di storia, perché io dai pezzi di scarto di cerniera non sarei mai arrivata a fare queste bellissime creazioni. Quindi, dove ti è venuta l'idea? Allora, l'idea, premetto che non è nata da me, nel senso che pochi anni fa, direi intorno al 2018, mio fratello, per esigenze di lavoro, si è trovato di fronte agli scarti di cerniere, delle fabbriche di cerniere moda che ci sono proprio nel distretto bresciano, e si è subito reso conto della grande quantità.
Questo perché? Perché le fabbriche di cerniere moda seguono proprio la stagionalità delle collezioni, quindi ci sono delle richieste specifiche molto limitate nel tempo, di colori, di cerniere, di dimensioni, di finiture diverse. Una volta che la produzione per quella collezione è finita, c'è tutto lo scarto che è dovuto o all'esubero di produzione, perché c'è sempre da produrre qualcosa in più per essere sicuri di avere la totalità per il cliente dell'ordine, appunto. Ci sono le prove colore, ci sono anche tutte le prove colore, ma anche le collezioni precedenti, le varie finiture che proprio sono diverse da collezione e collezione, e tutto quello che non serve più viene gettato. Quindi me l'ha portato a casa. È un peccato. Ed è un peccato. Me l'ha portato a casa. Io effettivamente sono rimasta stupita prima dalla quantità, ma poi dalla bellezza, perché tu immaginati tutte queste cerniere molto colorate. Che io le ho viste, fra l'altro, l'impatto, da due parti, quando ci siamo conosciute circa un anno fa, avevo visto proprio da dove partiva il tutto. Difatti, all'inizio non sapevo neanche io che cosa fare, sinceramente, perché sapevo, ma si sa, io non mi sono inventata niente, perché con le cerniere c'è già chi produce da anni determinate cose, però erano borse, quelle fatte, non so se hai presente, quelle fatte sì, con la cerniera continua, dei bijou fatti con le cerniere a spirale. E ho detto, visto che questo materiale è così bello, ma così eccezionale, devo cercare di fare qualcosa che non è ancora stato prodotto. Quindi c'è stata una ricerca all'inizio, tante prove, tanti aggiustamenti, le prime cose, proprio braccialetti molto semplici. Dopodiché, visto che c'è stato un riscontro, prima i primi sono proprio i parenti e gli amici che sono proprio un test. Dicevi, loro dicono sempre che è bello qualsiasi cosa. Sì, beh, per cui ho detto no, vabbè, passiamo al cliente finale, per cui ci sono stati i primi market, e da lì poi le cose si sono evolute e ho cominciato a presentare le prime maxi spille. Le maxi spille sono un po' la cosa che mi caratterizza, perché sono maxi, appunto, per cui sono grandi e sono molto colorate, e quello che mi piace proprio specificare è che quello che dico al cliente è che loro possono chiedere la personalizzazione, per cui nel caso della maxi spilla lettera, che cosa fare, esatto, il soggetto lo posso proporre io, ma tante volte mi viene proprio una richiesta specifica da parte loro, per cui si capisce insieme se la cosa è fattibile o meno. Praticamente nella totalità dei casi sono riuscita. È fattibile, anche perché sì, se uno ti chiede un animale un po' strano, devi iniziare, che so, io vorrei un panda, come lo fai? Si cerca, io faccio la mia proposta, considerando quello che riesco a, so quello che riesco a realizzare con le cerniere, se va bene al cliente, arriviamo col panda, per cui anche quello. Quindi personalizzazione nelle forme e anche nei colori, anche se devo dire che ho una bella scelta anche nelle cose che faccio già per quello. E quindi uno si può anche sbizzarrire scegliendo anche solo tra quello che proponi. Direi di sì. Tante cose. Direi di sì. Tu fra l'altro partecipi molto spesso a questi mercatini, dicevi, soprattutto al Castello di Padernello, sì, segui cose mai viste. Sì, ho conosciuta al centro commerciale Elnos. Esatto. Dove facevate proprio vedere il lavoro artigianale fatto al momento, quindi una persona che passava non era il semplice acquisto, ma poteva vedere anche la lavorazione che ci sta dietro, cosa che secondo me è molto importante, perché spesso non viene capita. Sì. Cioè il lavoro, ad esempio, che sta dietro alla tua ape, quante ore sono, quanto allora, materiale? A volte non è quantificabile, nel senso che soprattutto nel momento in cui mi chiedono qualcosa che non ho ancora realizzato, veramente non lo so. Si parte da un disegno, capire le dimensioni, come accostare le varie cerniere di colore diverso, perché cerniere di colore, di finiture diverso, danno la possibilità di creare poi dei giochi di colore.
Poi c'è poi una ricerca anche per quanto riguarda la finitura. Sopra ogni spilla ci sono, parlando proprio, rimanendo appunto nel discorso spille, ci sono sempre degli strass o delle perline che nella maggior parte dei casi sono, derivano dallo smontaggio di vecchia bigiotteria, per cui c'è anche una ricerca all'interno dei mercatini per trovare anche quello strasso, quella perlina. Sempre comunque riciclato. Sì, anche lì riciclato. Anche per quanto riguarda le cerniere, ho imparato nel tempo a non utilizzare solo il filo di cerniere, ma anche il tessuto che io taglio, e quindi il tessuto diventa poi il nastrino colorato per il packaging. I singoli dentini che io mi ritrovo nel momento in cui ho finito un lavoro, messi assieme formano proprio dei coriandoli di cerniere che posso utilizzare anche per altre lavorazioni, oppure il cursore, che è poi quella linguetta che noi prendiamo, sì, per aprire e chiudere, e le faccio diventare degli orecchini un po' rock, diciamo, per cui lo scarto dello scarto è anch'esso un materiale che si può utilizzare. Quindi io sposerei proprio la tua filosofia del regalo di Natale green. È stato un piacere averti qui con me. Altrettanto. Però altrettanto. Prima di concludere tutto, diamo magari i tuoi contatti. Adesso chi ti sente e volesse avere la sua spilla o i suoi orecchini o quello che volete, insomma. Certo. Dove ti troviamo? Allora, mi trovate soprattutto nel profilo Instagram Le Cernierine, scritto proprio. È facilissimo. È facilissimo e sono, per ora sono l'unica, per cui Le Cernierine, vedete il mio bel faccione, per cui sono io, e ho attraverso la mail, ma direi che da quello poi si parte, perché poi i contatti si prendono direttamente lì, ma sono sempre aggiornati per quanto riguarda i market, le mie presenze nei market o nelle fiere tramite Instagram, e poi anche per quanto riguarda le eventuali informazioni direttamente in DM nel profilo Instagram. Super social. Sì, bisogna, se utilizzati bene, i social sono fondamentali e molto utili. Grazie mille. Grazie e buon Natale. Buon Natale a tutti.